Allora, con una semplice frase riassumerò tutto il video. Cioè, secondo me, dopo gli Oda, il Thanos è stato bilanciato. Buongiorno ragazzi, bentornati sempre qui al Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi dobbiamo provare il Thanos. Perché? Perché è stato bilanciato, cioè, nel senso, ha subito delle modifiche, no? Allora, che succede adesso all'interno di questo Thanos maledetto che è sempre lì sul podio e non ne vuole scendere? Adesso si inizia la partita, lui viene subito a essere nella nostra mano iniziale come prima carta, quindi già potete ben capire che un Piggy lo prende e lo porta a 6-10, così che la Dime non può fare cose. O anche la Power, però diciamo che secondo me questo è stato fatto, questa modifica è stata fatta per dare più centralità a Thanos stesso e ai mazzi Thanos, perché effettivamente Thanos non è che veniva usato chissà quanto nei suoi mazzi. Che è più che altro come carta quando dubbricchi tutte le tue carte potenti come Magneto, Thanos. Sì, ho detto Thanos. Alioth, Blob. Però adesso, cosa molto forte adesso che si può fare, anche senza l'innesto di Opthammer, metti che la bricchiamo, è Time. Ok, giochi la Time turno 4, il turno 5 c'hai Thanos scontato, tu giochi Thanos di turno 5, Blob di turno 6, oppure anche una Alioth, capito? Questa è anche una meccanica in più. Ok. Però effettivamente c'hai una carta che è sempre presente nel tuo mazzo, ovvero Thanos di prima mano, c'hai le gemme che adesso cioè le gemme, cioè la Dime adesso che è molto più bilanciata rispetto a Thanos stesso e non ad altre carte. Se voi ci pensate vi potete beccare, che ne so, anche un Blob A5, Blob A5 è illegale, raga. E tra l'altro l'effetto suo, di questa cazzo di gemma, è solo durante il prossimo turno. Ok, quindi effettivamente riduce a giocare la Time, se noi vogliamo usufruire del costo di Thanos, espressamente al turno 4. Capito? E quindi non solo hanno un attimino rallentato il tutto, ma hanno rallentato più che altro la Dime, perché se vi ricordate, prima di subire tutti questi bilanciamenti la Dime veniva molto usata di turno 1. Adesso non dico che è inutile, perché non dico che è inutile giocare la Dime prima del turno 4, anche perché ti permette sempre e comunque la pescata, ok? Kitty Pryde. Ok, va bene. In questa lista c'è anche Gaiera, perché è da tanto che non provo Gaiera all'interno del Thanos, quindi. Vai, non fa power. Mi fa prendere il più, no? Ah. Sti cazzi. E Mockingbird deve prendermi sempre l'energia. Ci sta, no? Praticamente ci sta. Poi, che facciamo? Elsa Blood, sono tu bella la Valiant, fratello. Molto bella la Valiant. Ah, Ronlin. Ah, comunque vi ricordo che pomeriggio andremo a giocare la Silk. Eh sì, eh. Questo è il primo turno che faccio di Marvel Snap, quindi speriamo bene e speriamo che non prenda tanti cazzi in bocca. Allora, giochiamo Gaiera con la Mind, quindi attacchiamo prima oggi la stream. Vi lascio tutto comunque nelle storie su Insta, anche. Dovrebbe essere uscita anche una bella schermata a inizio video. Con tutte le cose. Vabbè, quella Kitty Pryde, maledetta. Però c'è visione, frate. C'è visione. Vedi, turno 5. Adesso io il turno 5. Che ci faccio io? Potrei giocare Magneto per spostare Elsa Bloodstone, per essere, eh? Oppure poter giocare visione. Time. Volendo, eh. Bella reality. Ah, ok, Enchantress. Va bene, Enchantress, va bene, Enchantress, va bene, Enchantress. Ora, cosa possiamo fare noi nel nostro turno decisivo? Possiamo fare così? È così? Non so se sta roba può funzionare effettivamente. Perché lui mi cosa mi mette al centro? Non lo so se giocherà anche lui Magneto. Oh, proviamola così. Proviamola così e basta. Anche perché, oddio, potrei andare a giocare solamente la reality. Però la Sol è molto buona. Nel meno uno. Teoricamente dovrebbe essere questa la play.
Ok. Ok. Bello, perfetto, 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 perfetto così. Perfetto così. Ah, lui si aspettava che spostavo visione e lo giocavo al centro. E si fa. Vai. E sì, e sì, e sì. Andiamo avanti. Cioè, che potete ben capire che effettivamente se noi adesso giochiamo un Thanos, non è che siamo in qualche modo boh, meno forti, perché il Thanos rimane sempre forte, raga. Cioè, effettivamente. Adesso mi piace di più. Molto meno sgravato. Se posso. Molto meno sgravato, sì. Poi, tralasciando che questo turno abbiamo briccato anche Upsummer. Visione dei mostri, bello. Dammi cagliera subito, bello. Sì, 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 sì. Passo. Poi, se tu non mi dai le gemme, è tutto molto interessante, comunque, gioco. E... però... Cable. Ecco, vedi, questo rompe il cazzo. Cable rompe il cazzo adesso. Bello! Cagliera. Subito. Subito cagliera. Molto bella sta location, comunque. E ora, che facciamo nel turno 4? Possiamo anche pensare di fare Shang sul mostro. Visto che suppongo lui abbia tipo il deck col barone. Tipo barone, Cable, Yondu. Suppongo, no? No, un Loki. Questa. Vabbè, allora so che facciamo. Facciamo così. Facciamo così. Non la voglio distruggere per cosa? Per Mockingbird. Sto lasciando questo. Se Loki invece è sacrificabile. Guarda, però, se tu adesso... Elsa Bloodson? Snowguard. Ok, quindi suppongo il turno 5 mi giochi il Falco per andare a giocare sulle linee morti. Visto che lui non può farlo. Bello Mobius. Mi serve? Teoricamente no. Vediamo se questa è la play giusta. Perché l'idea sarebbe questa. Giochiamo la space così che possiamo anche pensare di spostare il mostro su... Ok. E poi c'è Lyot. Aspetti che prendiamo la prima, che la prendiamo, no? La prendiamo la prima, voglio se la prendiamo la prima. Ok. Mo. Che c'è da fare? Giocare a Lyot in mezzo. Vogliamo giocare Thanos qui sul Negroscia. Pure questo potrebbe essere bello. E se lui mi gioca Jeff qui va a 7. Io qua vado a 9. Capito? Anzi, risposto Shang, sai. Vado a 8. Che può avere lui? Non ha giocato Loki. Vediamo. Falco? Ok. Perfetto, non basta. Non basta, grande, bella giocata. Cioè, ci hai pensato tutto un turno per aver fatto questa bella giocata. Complimenti. Bene, via, next, 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 subito, subito via. Cioè, capito? Cioè, è sempre impattante il Thanos, anche contro il Loki. Il Loki poteva fare veramente male contro il Thanos. Anche se non ha giocato Mobius, e Mobius è molto bello giocarlo contro il Thanos. Ma per cosa? Solamente per Mockingbird adesso. Se ci pensate, Mobius countava a bestia il Thanos anche per via della Dime, che andava a scontare una qualsiasi carta. Adesso sconta solamente Thanos. Capito? Power. Vabbè. Ci sta, dai. Ok, carissimo. Carissimo progetto Pegasus. Allora. Chi mi vieta a me di non fare Thanos? Effettivamente io non c'ho cagliera, quindi potrebbe essere molto complicato giocare Thanos solamente così. Vabbè, via.
Nico Minoru. E basta. Ok. A sto punto Mind. Magari meglio su Strange Academy. Vabbè, tanto si resetta tutto con Città della Stellare. Angela Kitty Pride. Yes. Oh, mi fa piacere comunque che l'Angela è stata... Cioè, adesso viene usata così. Perché adesso, se ci pensate, è assurda questa Angela. Dopo gioca una carta, prende più due, è ritornato come era un tempo. Variant figa. Sì. E ci sto. E godo questa roba. Allora, potremmo pensare di fare... Space... Anzi no, Space qui. Reality. Soul. C'era Mockingbird, adesso io ce l'ho a zero. Effettivamente. Dici tu, la peschi dalla reality, insomma. Ok. Ok. Perfetto, Shang a 5. Ho capito. E io come vinco in tutto ciò? io come vinco in tutto ciò? Potrei fare la time per pescare, ma a me non mi serve nulla pescare. Giocherei visione a sto punto. Giocherei visione e... Però se giocassi la time... Avrei Thanos a 20. Sì. Vabbè, pensiamoci, anche perché Angela adesso sta per diventare una... Una. Ce l'apri io, cazzo. Bello però. Bello però. Il problema è Angela, perché adesso io... Oddio, si potrebbe pensare di... E giocare la Riot qui non ha senso, però. O sposti anche visione qui e fai la Riot qui. Volendo. Gli tu li fa altri 8 punti qui? Non lo so. Ma proviamo così, dai, ci sto. Proviamo così. È vero che c'ha Bishop. È vero che c'ha Bishop. Però Bishop non si può buffare così tanto. Può buffarsi con due carte a sinistra e una carta al centro. Oddio, la lascia. Eh sì. Chiusa. Oh, comunque rimane sempre al centro del villaggio, il grandissimo. Anche perché non abbiamo perso una partita con sto cazzo di Thanos. Adesso facciamoci l'ultimo, ok. Ma non ho perso neanche una partita con sto mazzo, capito? Cioè è sempre lì, è sempre sempre sul trono spaziale. Sto maledetto di Thanos, cazzo. Vabbè, un bot, sì. L'ha capito pure il gioco, questo è un mazzo troppo forte, quindi mette pure il bot. Beh, follia, Ant-Man così. Bella, cazzo, pure gol. Ma perché gli dai al bot queste cose? Ma la bella a me è una variante del genere che ce l'ho pixel io, Ant-Man. Ok, Soul. Dai. Omega Red tu addirittura mi dai con l'hub. Oh, basta con sti messaggi. Mojo. vabbè, questo no, frate, questo non me lo devi fare. Questo tu non me lo devi fare. Perché snappa? Vogliamo fare Mega Red? Io facciamo Mega Red qui, no? Ma come Namor? Che vuol dire Namor? Bello però Shang qua, eh. Anche se io potrei fare benissimo magneto al centro, quindi visione, va? Previsione. Mister Fantastico. Vabbè, e si prende un bel più tra tutti i campi. Adesso tu che cosa vai a fare? Tu vai a fare magneto qui.
Effettivamente vinci la partita. Volendo, perché fai 2 con la negasone che vai a 4. 2 sposare in amor, però. Bello. Ok, ci sto, ci sto, ci sto, ci sto. Ma questa è una cazzata comunque la negasonica. Perché dovrebbe, cioè, distruggere il magneto? Cioè, se lei è qui a sinistra, io gioco qui e lo sposto, perché dovrebbe distruggerla? Perché ha interazione con lei? Perché la tocca? Vabbè, comunque non è servito effettivamente a nulla, posso dire. Cioè, nel senso, secondo me adesso ci sta di più chiamarlo Thanos, un deck Thanos, perché effettivamente c'è obbligato ad avere più interazione con lui. Ok, quindi come avete visto è sempre una carta a costo 6 che noi ce la ritroviamo al turno 1 e comunque può avere interazioni anche con parecchie location. Metti il progetto Pegasus come prima. Ok, tu te la puoi benissimo anche gestire e giocare. Comunque in un mazzo del genere adesso con Thanos io consiglierei Cagliera perché effettivamente adesso c'ha più senso rispetto a prima. C'ha effettivamente più senso rispetto a prima. Nel senso che adesso tu puoi giocare benissimo le tue carte potenti molto prima. Soprattutto Thanos, adesso se si riesce a pescare tutte le gemme, già al turno 5, metti che tu c'hai tutte le gemme, tu c'hai una 5-20. Capito? Non succede quasi mai, perché non succede quasi mai. Però immagina tu, immagina. Quello che io facevo prima è andare a settare sempre Visione e Mockingbird nei turni tipo 4-5. Adesso tu puoi benissimo giocarti Thanos, puoi benissimo giocarti il blob col cazzo che lo giochi prima, il magneto col cazzo che lo giochi prima, solamente con Opsummer, che non ci è capitato neanche una partita in questi game. Comunque, ci vediamo pomeriggio, raga. Andiamo a fare sto torneino e speriamo bene. A dopo.